Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Bowser Inside Story. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati la scorsa puntata con noi che abbiamo mangiato un mega carotone e per fortuna non ce lo siamo infilati da nessun'altra parte. In ogni caso, dobbiamo scendere da qui e se non ricordo male, prima di lanciare il suddetto carotone dovrebbe succedere un'altra cosa ora. Esatto. Che succede? Che succede? C'è qualcosa che non va? Aia, che male! Aia, 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 aia! Che mal di pancia! Sembra che si sta cagando addosso. Chissà come mai, forse hai mangiato di fretta. Aia! Ehi, Cosma, fa qualcosa! È un dolore terribile, fa qualcosa, presto! Fa presto, fa quello, che noia! Se ti do una mano, poi andiamo al castello? Muoviti, fa qualcosa. E va bene, tu intanto rilassati. Prova a vedere cosa ti sta facendo del male. Tocca a noi. Andiamo Mario. Andiamo Luigi. Nel fascio nervoso. Ehi, che succede qua dentro? A parte che dovremmo essere in una zona dello stomaco e siamo in una zona piena di ossa. In ogni caso, che è? Che succede? Ma a parte che un bruco del genere che spacca delle ossa, anche le piccole del corpo. Donna mia. Ma questa è la mamma del bruco che stava nel campo. Aia. Che male. Bowser la deve aver ingoiata mentre si abbuffava di carote. Ma come ha fatto a diventare così grossa? Eccoci, siamo i globuli bianchi. Vi attacchiamo. Aia. Attacchiamo anche noi. Aia. Ci penso io. Ecco come. Aia. Questo bruco è cresciuto a furia di sbaffarsi degli esseri bianchi, che sono appunto i globuli probabilmente. Ehi Cosma, e adesso fa ancora più male. Che stai combinando? Fa qualcosa in fretta. Mario, cosa facciamo? È tutto da Tito. Hai ragione, abbiamo ancora bisogno dell'aiuto di Bowser. Signora Bruco, mi dispiace tanto, ma la dobbiamo sbarazzarci di lei. E io adesso ti mangio. No. No. Aiuto. Let's go. Oh, i pidocchi. Allora, dite che il fuoco funziona? Secondo me sì. Devo capire se devo andare con un giusto tempismo. C'è un input lag in questa mossa presa. Devo capire se è per l'emulatore o se sono io che sbaglio con questa mossa a questo punto. Secondo me non devo smashare come su Partners in Time. Qua invece è però va lentissimo e non capisco se sono io o se sono, se è la mossa che sbaglia. In ogni caso, beccati questo a sto punto. Fanculo il fiore. Te, beccati il martellato in faccia. Ah, non ho più punti, fantastico. Volevo usare almeno il guscio per tirarglielo in bocca. Anzi, aspetta, ecco qua. Proviamo col guscio. Tanti fiori, bene o male, vedi cosa succede a parlare. Sono inutili, tanto vale veramente saltargli in faccia o usare il guscio che facciamo prima. Anche se il guscio in questo capitolo è odioso perché va veloce, piano, veloce, piano, veloce, piano. Niente, quando arriva il momento in cui prende un attimo di velocità, smerdo i tempismi. Ah, troppo. Troppo presto questo giro. Eccoci, vi attacchiamo. Aia. Ok, uccidiamoli prima che meglio andare di martellata. Dicevo, uccidiamoli prima che questa se li mangia. E sicuri. Probabilmente se gli saltavo in testa li uccidevo anche, ma è andata troppo per le lunghe, quindi
Aia, che stronza. Ecco fatto. La cannuccia prima che si succhi il midollo spinale di Bowser. Sia mai. Proviamo con la martellata. Vediamo, sì, faccio abbastanza danno. Sempre 21, quindi tanto vale. Aia, che palle. Saltagli in testa, facciamo uguale. Quanto mancherà? Boh. Sì, a colpi di martello in faccia. Comunque i salti in testa gli facciamo pressappoco lo stesso danno, quindi. Dai, vuoi caricarmi? Troppo presto di nuovo. Ah. Di nuovo ancora? Ma sto giro ti vuoi proprio curare, eh? Abbiamo capito. Allora, io andrei prima sulla cannuccia perché è quella che si cura la cura. Ecco fatto. E se n'è andata. Uff, che culo. A proposito di culo, andiamo di una nocciolina. Ecco fatto. Giusto per stare sicuri, eh. Quando va lenta è più difficile che prenderla quando va veloce. Bene o male, quando va veloce capisci che sta andando da una direzione all'altra. Quando invece va lenta è più difficile capirlo. Presa in pieno. Ed è ancora viva, è incredibile. Oh, troppo presto. Troppo tardi in realtà. Mario? No, Gigi. Ecco fatto. Dai, su. È il momento di andartene a riposare. Ancora, mamma mia. Vorace del cazzo. Letteralmente. No, si scherza. Ecco qua. Oh, bastava una martellata, ce l'avevamo fatta. Perfetto. Parapam pam 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 pam. E saliamo tutti di livello. Guanti attacco, perfetto. Allora, o devo capire bene quali sono i pattern di attacco delle mosse speciali, dei punti azione, o c'è un problema con l'input. A me sembra che quando smashavo su Partners in Time non c'era nessun problema e l'emulatore lo stesso. Questo vuol dire che questo gioco va molto più a tempismo di quanto invece facevano gli altri, che andavano veloce così. Punti azione? E la madonna, c'ho solo un 4. Preso! Fantastico, non che al momento ci serva, ma perlomeno ce lo teniamo da parte per le future evenienze. Gigi, anche te? Un giro di punti azione, che dici? Preso. Dai, iniziamo un attimo a sistemarci anche con i punti speciali, almeno. Quanto è piccola. Ehi, che si nasconde qua dentro? Ci sarà un nuovo attacco speciale? No, ci sono i globuli bianchi che ci vogliono ammazzare. La madonna. Scappa, Luigi! Dove stiamo andando? Sì, certo. L'attacco trivella. È la fine! Siamo in trappola. Non so chi parla, quindi. Conosco questa voce. Mario, sei tu? Vediamo. Ah, è Todoberto. Sì, ciao Mario. Ti ricordi di me? Sono Todoberto. Anch'io sono stato risucchiato da Bowser nel castello di Peach. Guarda la casualità degli eventi. Incontrarsi di nuovo in un posto come questo. L'ho appena capito che si riferiva a quando era stato ingoiato dallo Yob. Anche tu sei caduto qui dopo essere stato attaccato da quegli esseri bianchi? Beh, sai, la loro funzione è proprio quella di distruggere gli agenti esterni in entrata nel corpo.
Però, tutto sommato, questo posto è molto interessante. È pieno di cose mai viste, è il posto ideale per nuove emozionanti scoperte. E cotto d'orbaito. La principessa Peach? Non sapevo che anche lei fosse stata risucchiata. Purtroppo non l'ho vista da queste parti. Deve essere da qualche parte qui, nascosta. Mi sa che dovrete proseguire fino in fondo. Però prima dobbiamo uscire da qui. E se do una martellata a questo, che succede? Ah, qua tra l'altro Bowser non impara una nuova mossa, se non ricordo male. No, forse no. Ah, questo è il potenziamento del pugno. Ok. Wow, sono fortissimo. Non faccio tempo a pensare che la pancia è a posto, che mi formicola il braccio. Che mi sta succedendo? Qualcosa mi dice che i muscoli di Bowser stanno reagendo. Dici che quello è il braccio? Secondo le mie ricerche, questo punto stimola enormemente il braccio di Bowser. Credo che adesso riuscirà a effettuare un colpo più potente se sferra un pugno mentre cammina. Ehi, lassù, mi senti? Ti ho reso più forte, prova a sferrare un pugno mentre cammini. Cosa? Cosa? Vuoi che sferri un pugno mentre cammino? Esatto, magari adesso puoi distruggere quegli oggetti che prima non riuscivi a superare. Va bene, ci provo, ho proprio voglia di sgranchirmi. Premi X mentre cammini. Ecco fatto. Che poi questa abilità non è... Oh! Acciderbolina, sei ancora qui in giro? Ma che forza che hai, mani! Sei un attimo, potresti sbarazzarti di quelle rocce? Della serie proprio... Vai lì, non ti muovere oltre questa parte. Wow! Che colpo spettacolare! Ehi, Cosma, da oggi sei uno dei miei sgherri, ringraziami! Non me lo merito. Non fare la modesta, in momenti come questi te lo utilizzo a rallegrarti. Beh, io vado, ho delle ricerche che mi aspettano. Vi farò sapere appena scopro qualcos'altro, ciao. Ma quindi noi continuiamo la nostra missione qua dentro? Bene, è giunto il momento di usare il Banzai Bill. Torniamo al cannone. Ah no, basta, Mario e Luigi hanno finito la loro utilità. Beh, Bowser è a posto e un nemico è stato sistemato. Questo vuol dire che noi ci salutiamo qui. Quindi signori, vi ringrazio a tutti per avermi seguito come al solito mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa sempre qua sotto, noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!